Ciao. Oggi Drive Inter ti chiederà di cambiare ambito per ottenere la parte del protagonista in un film western. Andiamo allora. Non male, eh? No, sta buono, è che sto sudando anche. Non sapevo che dovevo fermarmi perché ero passato quel giorno e ti ho visto che stavi stendendo. Mi sto divertendo. Guarda, mi ero preparato. Sono due sere che faccio questo movimento qua, cara. Con lo spazzolino da denti, sai? Mi metto lì. Vai, sono pronto. Il mio nome è Django. Finché starai con me, nessuno ti farà del male. La legge, eh? Te la insegno io la legge. Quella del West. Mio nonno diceva sempre che un alleato è poco, ma due sono troppi. Gli speroni si dividono in due categorie. Qualcuno passa dalla porta e qualcuno dalla finestra. Azzurro, zigomo altissimo, bicipite in vista, presenza imponente, spallone, il suo tesoro genetico è quotato in borsa. E se dovessimo scegliere qualcuno per avere dei figli belloni, sapremmo da chi andare. Grazie, grazie davvero di cuore. Ti senti più Bud Spencer o Terence Hill? Forse Terence Hill, dai. Perché? Beh, forse fisicamente un po' lo ricordo. Tornando al calcio invece, tu sei interista, Daniele, praticamente da sempre, vero? Sì, sì, dalla nascita. Dalla nascita, sì, questi colori anche, sono sempre stati, sì, nel tuo DNA. Il mio sogno era quello di diventare portiere dell'Inter, quindi sì, ho preso una figurina di Pagliuca, ho tolto il suo viso e sono andato apposta al supermercato, alla macchinetta, a fare le fototessere. Avevo 11 anni forse. Ho preso la mia faccia, l'ho ritagliata, l'ho incollata al posto della sua, ho preso altre figurine dalle quali ho ritagliato i nomi e ho costruito come un patchwork praticamente. Ho ricostruito il mio nome, Daniele Padelli. So che hai taroccato una mia figurina con la tua faccia e hai fatto una cosa molto grave. In quale città ha sede la SPAL? Ferrara, Modena, Macerata o Cremona? Ferrara. Ferrara, giusto. Ma il matador chi è? Torero Camomillo, il matador tranquillo che dorme appena può. Basta. Nella tua speciale playlist c'è Tupac. È più per i miei amici. Ah, vabbè. Ma questa è proprio il cartone animato della mia infanzia, Holly e Benji, dai. Ah sì, lo guardavi sì, tanto? Sì, vabbè. Chiunque.